even get across. Hi guys e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Bentornati su questa serie che è mancata da un pochettino, da prima che partissi per le vacanze che non la porto. Quindi, prima di iniziare volevo farvi un attimo vedere alcuni aggiornamenti, alcuni cambiamenti che ho fatto al mondo. Peraltro devo fare in fretta perché ho circa 20 minuti, un quarto d'ora per registrare. Poi devo uscire di casa, continuerò il video dopo, domani. Allora, prima cosa, ho aggiunto due guardie del corpo, due iron golem in questa casa, oltre ai cani, giusto così per essere sicuri, non si sa mai. Li ho chiamati Bud Spencer e Terence Hill, ovviamente. E poi ho abbellito un po' il mondo all'esterno. Adesso vi farò vedere, prima di iniziare, di andare a fare quello che faremo oggi, che avrete già visto dal titolo. Allora, siccome giravo un po' per il mondo e c'era qualcosa che non mi convinceva, allora ho deciso di aggiungere un po' di alberi in giro, perché era troppo vuoto. E devo dire che gli alberi danno aggiungono qualcosa di più interessante. Quindi ne ho messi un po' tutti quelli che avevo. E in effetti devo dire che adesso con gli alberi questo lato qua è diventato molto più interessante. Qua invece, come potete vedere, ho voluto aggiungere tutte le canne di bambù che avevamo preso. Poi ogni tanto ne spacco alcune e incomincio a ripiantarle, così diventano sempre di più. E devo dire che dà un bel effetto in realtà, cioè è molto molto carino da vedere. Inoltre lì è venuto un albero gigantesco, non so come mai, quello lì lo vedete, no? E mi ha fatto venire in mente che si potrebbe usare per fare una casa sull'albero, che magari faremo in uno dei prossimi episodi. Però in effetti è un ottimo albero, perché non sfruttarlo? Un'altra cosa che ho aggiunto, adesso ve la faccio vedere, potevo in realtà farci un video sopra, ma in realtà mi è venuta proprio così mentre cercavo di migliorare un po' l'aspetto di questo mondo. Mi è venuta in mente l'idea di farlo e non ci ho pensato di registrarci il video sopra, e quindi non ci ho fatto un episodio. Però in realtà potevo farlo. Comunque adesso ve lo faccio vedere. A proposito, prima di farvelo vedere, qua ho aggiunto un po' di grano, così da abbellire un attimo questa parte qua. E dulcis in fundo, ho aggiunto questo bellissimo ponte, che è venuta una figata pazzesca. Ve lo faccio vedere, guardate quanto è venuto bene. Ne aggiungeremo anche degli altri, magari stavolta lo farò nel video, perché visto che abbiamo questo fiume qua che circonda praticamente tutto il posto dove stiamo noi, diciamo il nostro villaggio. Quindi l'ho messo qua, ho aggiunto ovviamente il sentierino. Qua devo aggiungere i lampioni. Ho voluto mettere le lanterne del nuovo aggiornamento, che secondo me stanno molto bene. Poi ho mischiato vari tipi di legno. Questo qui più scuro per fare il tetto, e questi due più chiari per fare il pavimento. E poi ho aggiunto il vetro per dare un non so che di diverso, e anche per poter guardare sotto il fiume. Qua ho dovuto fare un lavoro di terraforming pauroso, perché in realtà arrivava qua sul fiume praticamente a questa altezza. Però siccome volevo fare il ponte fatto bene, ho dovuto sistemare il tutto. Però devo dire che è venuto bene, perché se voi lo vedete così non sembra fatto da me, creato da me tutto questo, sembra naturale, quindi ottimo risultato. Proprio venuto come l'avevo pensato io. Devo dire che sono molto molto soddisfatto di questo ponte, ed è davvero bello. Peraltro il fatto di passare da questa zona qua, che è tutta illuminata ormai, a questa che è completamente buia, a parte le torce qua, lavorandoci di notte, visto che sto leggendo adesso Il Signore degli Anelli, mi faceva pensare un po' al fatto che questa, non so, tipo la contea, la zona sicura, e il ponte che ti porta in nuove terre tutte buie, pericolose, eccetera. Detto questo, è quello che ho aggiunto. Ah, peraltro ho fatto, aspetta, un'altra cosa, mi stavo dimenticando, lo faccio vedere. Al villaggio l'ho sistemato per dare i lavori ai villaggeri, perché sennò era un villaggio inutile. Quindi ho aggiunto tutti questi nuovi oggetti qua che servono per far trovare un lavoro ai villaggeri. Quindi adesso già abbiamo un po' tutti, abbiamo i contadini, vabbè ce n'è ancora qualcuno che non ha fatto niente, però ho aggiunto un po' di roba, ho aggiunto i letti per farli dormire. Vedete, abbiamo per esempio questo, che se non sbaglio è il pastore. No, il cartografo, poi abbiamo il pastore, l'armaiolo, il libraio, li abbiamo un po' tutti. Sì, allora ragazzi, vi starete chiedendo che razza di taglio strano ci sia stato, visto che siamo passati dal villaggio dei villaggeri a una grotta. Beh, ecco, ho fatto un po' un casino io, perché diciamo che non ho registrato tutto quello che ho fatto fino adesso, perché era crashato Minecraft, quindi l'ho riaperto, era crashato Minecraft ed era crashato OBS, il programma con cui registro. E quindi mi sono dimenticato di riaccendere anche OBS quando ho riacceso Minecraft. Perciò non ho registrato quello che ho fatto adesso. Quindi adesso ve lo ridico. È che sono stanco oggi perché ho dormito poco, quindi io sto facendo un po' di casino. Detto questo, allora,
Stiamo esplorando questa grotta perché è davvero gigantesca. Adesso vi farò vedere anche il resto che ho già esplorato e che voi, giustamente voi non avete visto perché non ho registrato. Oddio, 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 oddio. Occhio però. Allora, cosa voglio fare con questa grotta? La stiamo esplorando per bene perché, visto che sto leggendo Il Signore degli Anelli, mi era venuta voglia di creare tipo una roba stile miniere di Moria, una cosa del genere. E quindi, siccome questa caverna è davvero figa, ho deciso che la esploriamo tutta per bene. Poi io off camera, mannaggia, mi è finito il carbone, questo è un problema perché voi non starete vedendo niente. Comunque off camera, io poi la sistemerò. La renderò tutta più bellina, più carina, eccetera. E poi vi farò vedere il risultato nei prossimi episodi, quando avrò tempo di finirla. Oddio, uno spawner! Incredibile! Incredibile! Mi ha droppato un lingotto di ferro! Wow! È rarissimo che ti droppino un lingotto di ferro. Oddio, oddio, guarda che bella roba. 2 mele d'oro. Un secchiello che ci può essere comodo. Questa la prendiamo perché non si sa mai. Questo lo prendiamo. L'anguria non ci serve. La gunpowder ci può servire. Wow, forte, uno spawner, incredibile. Oddio, sta roba si sta rivelando una roba fantastica, questa idea che mi è venuta. E peraltro sta grotta è gigante. Dopo vi faccio vedere le sale, quelle più importanti. Comunque, ricordiamoci che c'è anche uno spawner. Ci lavorerò. Per adesso sto lasciando peraltro tutti i minerali, a parte il carbone che sto prendendo proprio per necessità. Se no voi non vedete niente. Perché secondo me può essere bello se rimangono i materiali, i minerali in vista così, cioè rende tutto più bello. Però vedete, cioè ci sono queste zone, a parte lì che magari chiuderò, però ci sono proprio queste zone giganti. Quindi dà proprio l'idea dell'imponenza delle miniere di Moria, no? Sono grosse queste cose, non sono tutte piccole così, quindi è figo. È figo, ho trovato anche dei diamanti prima nella parte che non ho registrato, a quanto pare. Qua c'è, cioè, ma no, è davvero troppo grande, non è possibile. Guarda che roba, anche qua. No, no, non ci posso credere. Sto impazzendo perché è fin troppo grande per quello che voglio fare. Nel senso che va bene tutto, ma qui si sta esagerando un po' troppo. Nel senso, cioè, io come faccio a sistemarne? Ci metto una vita se è così grande. A parte che mi sto già perdendo e non va bene. Capisco più niente da dove sono arrivato, dove sono già stato. Però no, è gigantesca. Magari delle parti le chiuderò perché, wow, se no impazzisco davvero, cioè ci metto davvero una vita per sistemarla tutta. Ne approfitto per dirvi che io questa settimana, cioè questo mercoledì che è uscito il video, ho iniziato l'università. Finalmente, cioè finalmente si inizia. Le vacanze ormai sono finite anche per me. Quindi dovrei riuscire comunque a mantenere il ritmo dei video, almeno spero. Poi vedremo, ovviamente non avendo mai fatto l'università non posso dirvi in anticipo quanto tempo mi porterà via. Comunque il mio obiettivo è cercare di mantenere il ritmo dei video 2 a settimana. Perfetto. Dovremmo aver finito di esplorare la grotta. È gigantesca, quindi mi sa che davvero, a parte il fatto che ci metterò tantissimo per sistemarla, molte parti le andrò a chiudere. Una volta che l'avremo finita, decideremo che cosa metterci all'interno, perché va bene decorarla, però magari, visto che è anche molto grande, ci sarà qualche stanzetta che faremo apposta per qualche cosa in particolare. Poi quello lo farò ovviamente in video, buongiorno. Mentre ah, non abbiamo finito. Il resto dell'abbellimento lo farò, cioè tutto il resto lo farò off camera, perché appunto è davvero un lavoro incredibile. Oltre a questo, io mi sono perso. Non ho la minima idea di come fare a tornare a casa. Questo è un problema. No, di qua c'è. Oh, mamma mia! Di qua c'è lo spawner con ben 2 creeper. Vedete, comunque sono, cioè, per la maggior parte non sono gallerie piccoline, cioè sono molto grosse. Ovviamente faremo un ingresso molto più bello, visto che poi sarà, cioè, faremo qualcosa di particolare. Beh, io da qua me ne andrei. No, non ho l'elitra. Ahia, un problema. Anche perché vedo che ci sono creeper dappertutto. E wow. Lì vedo dei lama. Con una caro. Quindi c'è uno di quei mercanti itineranti che se ne vanno in giro. Non so perché sia spawnato qua. Aiuto, aiuto. Qua la situazione sta diventando complicata. Scappa, scappa. Ahia, aiuto. Ok, allora qui c'è il deserto. Ma dove sono finito? C'è qualcosa che non quadra. Sai che non riesco a ricordarmi da dove sono arrivato? Ah, ok, sì, dovrebbe essere di qua. Ok. Come vedete non siamo
lontani da casa. Qua c'è il villaggio abbandonato dietro casa, dove... Ah, ve lo faccio vedere. Questi sono gli unici due villager superstiti di questo villaggio. E siccome sono saliti in qualche modo su questo tetto, non so come, allora gli ho creato questa cupoletta, perché sennò da qua ci vuole un attimo per uno zombie arrivare a mangiarseli e ammazzarli. Comunque, non vado direttamente lì perché volevo farvi vedere una cosa. No, il ponte che ho fatto è qua, è il fatto che quelle che diventeranno per noi le miniere di Moria sono proprio di qua. Cioè, è tutto ancora più perfetto, no? Quindi il ponte lascia, per dire, la zona sicura della contea, tutta illuminata, dove non ci sono mob, che in realtà ci sono, però è poco pericoloso, non è così pericoloso stare qua. Poi è molto più bello, più curato, c'è tutto, c'è vita, c'è pace. Superi il ponte e arrivi, approdi nelle terre più pericolose, dove c'è lo zombie su un pollo, tre mini zombie, oddio, e poi vai verso le miniere di Moria, cioè fighissimo. Cioè, vedete, qua poi diventa un casino, perché guardate quanti zombie arrivano. Guardate, ma cos'è? Questa è un'invasione! È un'invasione in piena regola! Ci stanno attaccando! Voi non potete invadere il mio regno! Legolas contro le orde di Mordor! Invece è da un po' che non vedo più i pillagers, perché sono stati... il loro... è stato cambiato... sono state sistemate le regole del loro spawn, e quindi non li trovi più così in giro a caso. Un po' mi dispiace, però, perché era divertente averceli in giro, ammazzarli di tanto in tanto. Però vabbè, prima o poi troveremo anche il loro avamposto e lo distruggeremo. Detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, ecco la passa chiude.